hanno il compito, e lo fanno sicuramente, di stimolare la vostra riflessione su un tema importante, che è quello della sicurezza, ma soprattutto, come diceva Borsellino qui, in una frase riportata in questo calendario, riguarda la dignità umana. Perché quei modelli di riferimento devono essere da voi valutati attentamente? Perché invece, per quello che noi viviamo nella nostra città, dico nella nostra città, che è la Lamezia Terme, i modelli di riferimento spesso sono, come dire, in una zona, come dire, di confine. Il rischio è che ci si imbatta in un giovane, come è successo in un ragazzo, che vi offre soltanto un'immagine di illegalità. Guardate, io oggi voglio parlare a voi, ma soprattutto voglio parlare a quei giovani, quei due giovani che sono stati arrestati ieri, sono giovanissimi. Uno, tutti e due presi in una macchina con una pistola evidente, come se fossimo nel Far West, nella cintola dei pantaloni, colpo in canna e matricola brasa. Ma cosa volete fare? Cosa volete fare? Quei modelli di riferimento sono quelli che non hanno in nessuna cura la vita umana. Che ne sapevano i killer che hanno ammazzato Aversa e la moglie di chi era Aversa? Di chi era la moglie? Di che cosa pensava Aversa? Di quale affetti avesse Aversa nei confronti della moglie ed entrambi nei confronti dei figli? Niente. Sono venuti per ammazzare, perché quello è il loro mestiere. Cari miei, attenzione, perché se si incontrano personaggi che hanno questa, come dire, questa prospettiva, siamo a zero, è la rovina. Io voglio dire ora al mondo degli adulti pure una cosa. Io non riesco, qui abbiamo avuto una settimana di attentati continui. Beh, non ho trovato uno che mi dicesse, o che dicesse alle forze di polizia, non dico la targa, non dico il tipo, almeno il colore della macchina era verde, violacea, a colori alati. Di che colore era? Nessuno ha saputo dare questa indicazione. E allora, vedete, quando si dice non posso, e lo capisco, c'è il timore, ma quando gli si chiedono cose di questo tipo, non è un problema di non posso, è un problema di non voglio. Non voglio. E perché, mannaggia, quando si sono verificati dei presunti furti sempre in quella zona, nella zona di Capizzaglie, che si potevano ricondurre ai rom o ai rumeni, si sono formati comitati. Si sono formati comitati che andavano in giro a scovare i rumeni per picchiarli. Ah, è facile. È facile così, vero? È facile. Questa è l'indignazione che deve salire. Soprattutto deve partire da voi, non possiamo noi e voi insieme accettare queste cose. Io ringrazio Adriana Musella, la ringrazio perché ci offre la possibilità di riflettere su questo, di riflettere sulla vita della nostra comunità, sulla nostra sicurezza, su come improntiamo le relazioni. Questi sono i temi che oggi quelli e noi mi hanno in qualche modo proposto. E da parte mia, ogni volta che si parla di questo, io sono qui insieme agli altri magistrati, insieme a tutti coloro che hanno a cuore la dignità e la vita umana, perché tutti quelli che la negano in quel modo lì, ovviamente hanno pure persino perso il senso di umanità. Ufficiale dei carabinieri che in un ufficio postale si trovò davanti dei rapinatori, poteva usare l'arma, non lo fece, cercò ovviamente di neutralizzarli credendo che ne fossero solo due, un terzo lo sparò in volto e morì. La sorella, parlando con dei ragazzi come voi, disse: la nostra famiglia ha perso, il nostro fratello è morto per noi, non avremo più la sua vicinanza, la sua compagnia, il suo sorriso. Dice: ma forse la collettività ha guadagnato questa figura, perché Pittoni, che poi si scoprì che era anche una persona molto generosa, rimane un modello per voi giovani. E poi concluse dicendo: se poi ognuno di voi sceglierà una strada facile per arrivare all'obiettivo, una strada comoda, anziché
scegliere la legalità, la sofferenza, ecco, in quel momento noi ci sentiremo traditi ancor più del tradimento che abbiamo avuto e del danno che abbiamo avuto con la perdita di nostro fratello, perché si vede che il suo sacrificio sarebbe stato vano. In quel momento, in conoscenze che comunque sono importanti le nozioni, o il saper fare, quelle abilità manuali, molte volte si dice bisogna acquisire quel saper essere dei buoni cittadini, e per poi saper essere dei bravi professionisti in tutte le professioni, perché poi i modelli positivi li trovate un po' dovunque, nelle istituzioni, anche nella politica, che molte volte tutti quanti noi critichiamo, ma ci sono tante persone. Ecco, Pio La Torre era un politico che ha fatto una legge, è stato promotore di una legge molto importante. Adesso parliamo delle confische, che sono interpreti di una finzione televisiva molto importante, distretto di polizia, che io in verità non ho visto se non con lo zapping televisivo. Però ecco, devo dire, per quello che in via indiretta ho percepito, per quelle poche immagini, è un modo positivo di fare televisione, perché si parte di un reale dei poliziotti, ma poi vengono prospettati anche degli aspetti umani, perché ci sono delle storie umane che si intrecciano con quelle di polizia. Questo è un modello positivo. Non ritengono che siano modelli positivi la mitizzazione di personaggi malavitosi, molto pericolosi. Vedete, oggi i delinquenti veri, parliamo del crimine organizzato, non si accontentano di intimidire, di arricchirsi alle spalle degli altri, vogliono essere, questo nome non era di prestigio, decisi di farsi chiamare uno studente, anche lui con la terza media, ovviamente, dico io, se avesse venuto alle scuole superiori o università si faceva chiamare Magnifico Rettore, perché anche il soprannome Sandokan, ma anche qui Merti, che era un personaggio della malavita regina, si chiamava Nano perché era corto, poi a un certo punto sto Nano era poco, non serviva, allora Nano Feroce. Ecco, allora vi voglio dire, il pericolo oggi è questo, la mitizzazione, di ritenere questi personaggi in grado anche di aiutare la collettività. E guardate, è cambiato poco, perché Pasquale Zaccaria è stato ammirato da molta gente, quell'altra persona catturata a Reggio Calabria, uomo di pace l'hanno definito, ed è una vergogna, ma non è una cosa nuova. Voi siete ragazzi, forse i vostri insegnanti, che noi chiamiamo criminalità diffusa, viene contrastata le forze di polizia, ovviamente anche con l'ausilio dei cittadini, che possono fare denunce specifiche, possono ovviamente darci indicazioni precise, il colore della tua vettura. Ma quando parliamo di crimine organizzato non è sufficiente solo l'azione di contrasto alle forze dell'ordine, occorre che ci sia una condivisione sociale, una partecipazione dei cittadini, anche i cittadini devono dare un loro contributo, innanzitutto con le forme queste di partecipazione, di adesione a queste iniziative, ma anche con quella sorta di ribellione, con quell'indignazione che vi deve riguardare di fronte a un crimine di criminalità organizzata.